Nella 29esima giornata del girone F di Serie D, il Sora inciampa in casa per mano della Vigor Senigallia che passa per 1-0 con un gol nel primo tempo. Un po' fortunoso, sconfitta immeritata per i bianconeri che ci hanno provato in tutti i modi a ottenere un meritato pareggio, ma la Vigor Senigallia comunque non ha rubato niente. Un Sora che parte bene, nonostante l'assenza della curva Roberto Longo che non è entrata per protesta, una decisione che forse ha anche influito un po' sulla prestazione della squadra. Al primo minuto Trivelli serve Martei che scivola al momento della battuta a rete. Il Sora insiste, al 18° ci prova Di Giglio da fuori area, blocca il portiere ospite Roberto. Al 22° ancora Di Giglio, tiro di poco alto. Al 29° Didio scambia con Di Giglio e conclude centralmente. Roberto para senza problemi. Al 34° il gol partita degli ospiti. Alla prima conclusione Baldini ci prova da fuori area e trafigge Crispino con un destro che viene deviato e si infila all'angolino basso alla destra del portiere del Sora. Sora che reagisce subito al 41esimo, gran botta di Trivelli sul primo palo, Roberto deviato in corner. Nel secondo tempo un Sora che si butta all'attacco in maniera però forse un po' troppo imprecisa, il Vigor Senigallia che manca il raddoppio e che alla fine conquista la vittoria. Sora che va subito vicino al gol al terzo con Di Giglio che sfiora il palo con un sinistro dal limite dell'area. Al 22esimo però è Crispino che salva il raddoppio della Vigor respingendo un tiro ravvicinato di Broso dopo un contropiede ospite. Al 25esimo ancora pericolosa la Vigor con un Ballello che spara alto da ottima posizione. Al 27esimo si rivede il Sora, gran sinistro di Veron con Roberto che vola a deviare in angolo il pallone. Il mister Stefano Campolo dà fondo ai cambi in panchina e nel finale ci prova il Sora, ma non è preciso. Al 45esimo Di Giglio tenta dalla distanza, Roberto controlla, blocca il pallone senza problemi. Al 51esimo Schaffer spreca ancora una volta la palla del raddoppio per la Vigor Senigallia e poi al 52esimo, ultimo minuto dei 7 di recupero, Di Dio ci prova con un colpo di testa che però termina fuori.